entrare io. Forse ho capito male, però non vorrei. Fammi capire, perché? Stanno salendo giornalisti, perché non sta facendo salire? Perché non sta facendo salire? Filma questo signore. Chiedo alla polizia di intervenire cortesemente. Stanno facendo salire altri giornalisti, perché non state facendo salire? Risponda. Lo rifarei? Sì, lo rifarei, perché ho visto cambiare la città sotto i miei occhi, ho visto che qui si può avere una qualità della vita alta, ho visto che qui, come diceva Tiziano Rassi, se entrano gli altri salgo pure io. Lei poi mi dice chi è? Lei poi mi dice chi è? Inquadra questo signore. Poi mi dice chi è questo signore. Due, tre settimane. Riprendi questo signore. Pubblicamente, cioè che per il Partito Democratico della Puglia si doveva ripartire. Venga domani. E mi dice chi è lei? Mi dice chi è lei? Mi deve dire lei chi è? Mi deve dire lei chi è? E perché mi sta impedendo di salire? Me lo vuol spiegare per cortesia? Dica chi è lì? Me lo dica, si qualifica. Cosa fa il bodyguard? Impedisce la libera informazione? Stanno filmando tutto, non le conviene. Lei non può impedire, lei fa il suo ruolo, ma non può impedire ai giornalisti di parlare. È chiaro? Lei non può impedire ai giornalisti di parlare. Faccio. Sto vicino al palco, perché qui succederà casino, perché non vorranno farmi salire. Riprendi, c'è un signore che si sta impedendo. Ah, e vabbè, vicino al palco. Io non voglio fare polemiche, ma voglio essere rispettato. Se ci rispettiamo, ci rispettiamo. Io rispetto, poi ci può essere la critica, nessuno vuole aggredire. Sta realizzando tra la tutela dell'ambiente, la salute. Ma la democrazia non si calpesta. Tutte quelle innovazioni tecnologiche. Che io non voglio arrivare al punto di mandare anche la sua vocazione turistica, perché allora, evitiamo, comportiamoci da persone civili.